Facciamo altre 10 ordinanze per rendere obbligatorie 10 mascherine anche sulle orecchie. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di una visita al Policlinico di Napoli, preannunciando la proroga dell'ordinanza sull'obbligo delle mascherine all'aperto che scade a fine luglio. Facciamo altre 10 ordinanze per rendere obbligatorie 10 mascherine anche sulle orecchie. Non lo abbiamo detto, ma dobbiamo parlare con sincerità. Quando diciamo che chi si vaccina è immunizzato per il 92% al massimo, cioè dobbiamo sapere che anche con la seconda dose di vaccino fatto c'è un 10% che si contagia. Non so se è chiaro. Ovviamente qual è il vantaggio? Che anche se si contagia, chi è vaccinato e immunizzato non va in terapia intensiva, non ha problemi seri, ma contagia a sua volta gli altri. Quindi l'uso della mascherina deve essere obbligatorio sempre, anche quando si è vaccinati, per la tutela propria e per la tutela degli altri. Ma davvero questo è un martirio, portare la mascherina? Certo, è un piccolo fastidio, ma in cambio di questo piccolo fastidio noi abbiamo una grande protezione e abbiamo un aiuto per tornare alla vita normale. Allora, un po' di buonsenso e un po' di senso di responsabilità da parte di tutti quanti. Voi avete visto le immagini dei locali notturni o delle discoteche? Anche quando fanno finta di avere ingressi controllati, 20, 10, 30 persone, arriviamo all'una di notte, alle due di notte, e si scatenano e poi entrano centinaia di persone a fare quello che vogliono. Non va bene, dunque benissimo il Green Pass. Anzi, per essere chiari, la Regione Campania ha fatto già da 4 mesi il Green Pass e sarebbe un bel modello anche per il governo nazionale.